Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Questo non è un video come gli altri, è un video in collaborazione con una piattaforma che si chiama Shopeecode e oggi andiamo a fare uno shopping pazzo, ma proprio grazie a Shopeecode. Ora vi spiego meglio. Il meccanismo di questa piattaforma è estremamente semplice, ora ve lo spiego. Punto numero 1, acquisto le gift card del o dei negozi in cui voglio fare shopping. Punto numero 2, a pagamento concluso mi arriva immediatamente la gift card acquistata. Punto numero 3, ottengo punti PTS nel mio account Shopeecode. I PTS non sono altro che punti premio fedeltà, che si ottengono appunto acquistando le gift card o buoni regalo appunto su Shopeecode. Punto numero 4, riscatto i miei PTS accumulati nel catalogo premi in altre gift card una volta appunto raggiunta la soglia necessaria. Ho chiesto a uno dei fondatori di spiegarmi un pochino perché è nato questo brand e questa ve la voglio leggere perché secondo me è una cosa molto molto bella. Il progetto nasce dall'idea di permettere a tutte le famiglie di poter risparmiare su qualsiasi loro acquisto, soprattutto in questo momento storico. Abbiamo visto che gli utenti, pur di far passare tutte le loro spese tramite Shopeecode, prendono per esempio le gift card del supermercato e le usano alla cassa per pagare lì. Come vedete, scorrendo sul sito di Shopeecode potrete trovare tantissime realtà, quindi abbiamo Amazon, Esselunga, Apple Store, Conad, Carte Regalo Bennett e tantissimi altri. Ringrazio ancora Shopeecode per aver sponsorizzato questo video, vi lascio il loro link qua sotto in descrizione per andarlo a vedere. E dopo avervi dato tutte queste spiegazioni, possiamo andare a fare shopping. Mi servono un po' di cose per lavoro, quindi grazie Shopeecode, andiamo! Abbiamo parcheggiato e ci siamo. Oddio, siamo arrivati, guarda che bello! Queste sono quelle che mi fanno che c'erano. Sono, guarda, vedere che... giù nelle foto queste. Sì, è vero. Oddio, che amore. Che bello! Io te lo dico, è così casa nostra da qualche giorno. Carino! Santa Claus Wonderland, che carino! Oh mio Dio, è tutto così natalizio! È tutto super iper natalizio! Ma questi sono i signori Belosetti! Oh mio Dio! Adoro, vabbè, sto adorando tutto. Arrivederci. C'è questo signor pelosone abnorme, meraviglioso, bellissimo. Ne voglio 55. Ho capito, la moda dei signori pelosetti. Leggermente colpevole per la moda dei signori pelosetti. Oddio, bancarelle natalizie. Ci passiamo un attimo, che bello. Ma quelli sono tutti i signori pelosetti. Tutti questi giletti nell'epoca di Babbo Natale e dell'era di Natale, che bello, sta arrivando il Natale. Ci dirigiamo verso l'Apple Store, perché sì, oggi prendiamo appunto una cosa molto bella. Ci siamo, stiamo ritirando. Non so, è voluta salire in braccio a papà. Però 5 minuti ce li siamo, ce la facciamo. Sono appena tornata e vi mostro subitissimo tutte le cose che ho comprato, quindi momento haul insieme. Allora, cosa numero uno, questa stampante gigante che proveremo nei prossimi giorni, vedremo com'è. E in realtà adesso vi mostro altre tre cose, ma il pezzo forte l'ho dovuto ordinare perché non c'era in store e arriverà tra qualche giorno, quindi ci sarà una parte 2. Allora, prima di tutto vi faccio vedere il pezzo più bello secondo me, ovvero questo. Ho comprato le Beats Studio. Come sapete io lavoro sul computer, quindi avere delle cuffie, insomma wireless così, mi serviva tanto. E quindi ora apro. Ora apriamo insieme. E grazie a Shopeecode comunque risparmio un po'. Io queste cose le ho prese per lavoro appunto, e quindi perché no? Che bella la scatola. Si apre per così. Vediamo. Ehi, che bello. Oddio, che figo. Mamma mia. Fatto danni. Wow, che fissa. Ma bellissima. No, vabbè. No, dai. Le ho scelte bianche perché c'ho i capelli neri. Boh, mi sembrava. Wow. Remove. Oddio. Yes. Ok, sono regolabili come tutte le altre. Bello. Queste un po' schiacciate. Forse nel trasporto. Anche questo remove. Ok.
Raga, vi posso dire che è un comfort incredibile. Allora, io da poco avevo comprato quelle altre, ma mi hanno dato un botto, quelle da Amazon, mi hanno dato un botto di problemi. Queste invece sono, si vede proprio che sono pazzesche. Bello. E poi mi piace il fatto che si richiudano così, perché te le puoi portare anche in viaggio volendo, anche in treno. Brava a me, bella scelta. Grazie Shopico. Allora, due cose ho preso per i video. Questo qui dovrebbe essere un microfono da mettere attaccato al... Cioè, io mi stavo truccando, mi sono sporcata, vabbè. È un microfono da attaccare direttamente al telefono. Ok, istruzioni. Eccolo. Yes. Cioè, l'attacco è proprio... Pim. Vabbè, fighissimo. Cioè, questo dovrebbe essere tipo come quei cosi per fare tipo i MacBang che senti tipo... Senti tutto, quindi penso che ci divertiremo. E poi ho preso infine lui. Allora, per quanto riguarda la stampante, poi vi faccio sapere nei prossimi video come mi ci trovo, perché la devo ancora collegare. Ma lui, allora, lui dovrebbe essere, questo è il DJI Home 5. Lui dovrebbe essere una bella robetta per i video, dovrebbe facilitarmi anche di tanto il lavoro, perché io spesso registro con il telefono e questo dovrebbe fare proprio a caso mio. L'ho visto su altri miei colleghi, ma non l'ho mai utilizzato, quindi lo devo un attimo capire. Però in pratica è un braccio per fare le riprese più stabili, quindi soprattutto in esterna mi potrebbe aiutare tantissimo. E niente, è veramente una gran figata. Anche questo sì, molto ergonomico, tutto quanto molto ergonomico. Oltretutto questo si dovrebbe tipo... Aspettate, vediamo subito. Questo si dovrebbe... Eccolo. Questo si alza di parecchio anche. Cose molto tecniche sicuramente che mi aiutano molto nel lavoro, ma ho preferito così perché comunque sono cose che mi servivano. Ho preso solo cose utili, insomma, niente cose così, insomma, per sfizio, tutte cose utili, tutte cose che utilizzerò al lavoro, quindi di nuovo Shopico, grazie. E in realtà, come vi dicevo, ci sarà una parte 2 dove vi farò vedere il pezzo forte, che è la cosa più grande, ma che insomma non mi è ancora arrivato e arriverà in questi giorni, insomma. L'ho preso dall'Apple, appunto, mi deve arrivare. E niente, quindi vi lascio qua sotto in descrizione tutti i link di Shopicode, anche per l'offerta, insomma, che vi hanno messo per questa collab, quindi mi raccomando, andate nell'info box, leggete tutto, guardate tutto e cliccate il link di Shopicode. Noi come sempre ci vediamo invece nel prossimo video, ore 14:30, sempre qui, sempre su questo canale.